Presentatrice e divulgatrice scientifica, più di 40 anni in giro per il mondo a raccontarne bellezze e a lanciare messaggi forti e positivi. Hai fatto tante cose, poi per me sei anche un volto del cuore, perché se io faccio un salto indietro nel tempo, mi ricordo quando accendevo il televisore e guardavo Bim Bum Bam. Salve ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Bim Bum Bam. Licia Colò, mostro sacro del piccolo schermo, ospite di Cucine, la kermesse di fine estate organizzata dall'amministrazione comunale di Francavilla Fontana, che ha messo insieme cibo, cinema e piazza. Dialoghi con autori, registi e giornalisti prima della proiezione di film a tema. Domenica sera in piazza Giovanni XXIII, prima della proiezione del film L'Orso di Jean-Jacques Annaud, l'illustre ospite ha parlato della strage di orsi in Trentino, della follia dell'uomo che impropriamente sente di essere il padrone di un pianeta Terra e delle specie animali che lo popolano e che invece dovrebbe tutelare con la sua azione. Una grande magica utopia, bello lanciare questo appello dall'estremo sud dell'Italia all'estremo nord del paese. Purtroppo credo che la strada da percorrere sia ancora molto molto lunga, dovremmo cambiare mentalità e forse se capissimo che non siamo proprietari del pianeta ma lo condividiamo con tante altre specie, anche vegetali, riusciremmo a vivere in un pianeta più sano. Prima dell'inizio della serata, Licia Colò ha avuto la possibilità di visitare Francavilla Fontana ed è stata rapita dalla sua bellezza. Molto bella, molto bianca anche, mi affascina tutta questa pietra caratteristica di questo territorio, quindi purtroppo non la conosco come vorrei, però sono molto curiosa, chissà che non ci sia occasione di tornare.